Sony Xperia Z2, ancora ridotto lo spessore, arriviamo a 6.4 mm, molto bello il display, Full HD 10.1 pollici e leggerissimo, perché la versione LTE arriva a pesare 439 grammi. Ricarica magnetica, qua il jack per le cuffie, su questo lato non abbiamo nulla, su questo abbiamo gli infrarossi, il microfono e lo slot per inserire qua la micro SIM, la micro SD, espandere la memoria, e qua c'è un'altra porticina per la micro USB. Dietro la camera Exmor da 20 megapixel, la classica camera che troviamo anche su Z1 e su Z2, NFC, ma andiamo a vedere come gira. È veramente un piacere tenerlo in mano perché i materiali sono ottimi, sia il vetro sia la back cover in plastica, mantiene la caratteristica dell'impermeabilità. Andiamo a vedere nei settaggi, abbiamo la versione 4.4.2, quindi già dotato di KitKat. Torniamo indietro, andiamo a vedere lo storage, 16 GB, vedete 11 e 20 disponibili. Andiamo a vedere un attimo le applicazioni per vedere quanta RAM ha il tablet. Abbiamo 3 GB di RAM, un tablet che ci ha colpito e un tablet da tenere in mano perché è veramente leggerissimo, il display triluminous, non ha strani effetti di luce, veramente molto ben visibile sotto ogni angolazione e anche nonostante lo spessore la rigidità torsionale non è assolutamente male. Buona.